questo giovane paziente, che è un giocatore di pallavolo e ha subito nella sua pratica sportiva diverse distorsioni della caviglia con interessamento dei legamenti laterali. Infatti si nota una certa elasticità, una certa insomma, lassità dei legamenti. Questa caviglia in particolare, la caviglia sinistra, era una caviglia che aveva subito più traumi, più distorsioni e presentava una lassità ben più grave. E 2 mesi fa, 2 mesi e mezzo fa, questo paziente è stato operato per la ricostruzione dei legamenti, laterali della caviglia. Il test che saggia la lassità dimostra un recupero della lassità laterale, quindi prima questa caviglia insomma, si recava completamente in inversione e in varismo del retropiede, e invece adesso ha una sua mobilità, ha una sua elasticità, ma questa caviglia il paziente la trova più stabile. La trova più stabile questa caviglia operata? Sì, assolutamente. Ha notato che insomma è più stabile rispetto a prima. Quindi adesso invitiamo il paziente a coricarsi di lato. Ecco, quindi noi facciamo un intervento che ricostruisce l'apparato legamentoso laterale, quindi si ricostruisce l'astragalico peroneo astragalico anteriore, peroneo calcaneale, e nei casi in cui questo viene ritenuto necessario, si fa anche un passaggio tra calcagno e astragalo, quindi si ricostruisce anche il legamento astragalo calcaneale interosseo. È un intervento piuttosto complesso che si fa con una tecnica mini invasiva con piccole incisioni. Dovete tener conto che una volta si apriva tutta la guaina dei peronieri, si prelevava uno dei due peronieri, si facevano dei fori transossei e si faceva tutto a cielo aperto. Invece adesso c'è una parte artroscopica, l'intervento inizia con una parte artroscopica che verifica e cura i danni endoarticolari, danni osteocondrali, mette a posto con gli strumenti tipici dell'artroscopia, e quindi si procede al prelievo del tendine. Si fanno dei fori nel calcagno, si passa attraverso i remnant dei vecchi legamenti rotti, si fa un foro nel perone. A questo foro e al calcagno, al calcagno posteriormente, anteriormente e all'astragalo si fissa il nuovo legamento. Il nuovo legamento è costituito dal tendine peroneo prelevato dal paziente. Non facciamo la ricostruzione con i fili di Gore-Tex, i fili non riassorbibili. La nostra ricostruzione non è affidata a fili di sutura, ma al suo tendine del paziente, come si fa per il crociato. Quindi non c'è differenza tra caviglia e ginocchio. La caviglia non è un figlio di un dio minore. Non è che il ginocchio si fa il tendine. Il tendine, addirittura adesso si usa il tendine rotuleo, il tendine gracile, il semitendinoso. Quindi per il crociato si fa il tendine del paziente. Per la caviglia, secondo loro, si dovrebbe fare con i tendini, con i fili di sutura. No, si usa il tendine del paziente, così non c'è rigetto, non c'è infiammazione, la caviglia si muove perfettamente bene, non c'è rigidità. Un altro dei motivi per cui non si fa, si diceva che non si faceva la ricostruzione della caviglia è che c'è la rigidità. Non c'è la rigidità. Il paziente recupera la sua mobilità normale, ritornerà
ritornerà allo sport normalmente e quindi è stato operato, sta bene e ritornerà a giocare fra un paio di mesi a pallavolo. Quindi questa è la ricostruzione dei legamenti laterali della caviglia.